Oggi andrò a passare 24 ore utilizzando solo uno smartphone per anziani. E onestamente ho molta paura di come potrebbe andare a finire. Ah, tra l'altro, se mi vedete in pigiama è perché mi sono appena svegliato. Le 24 ore quindi partono da adesso, ma la prima cosa che devo fare è andare ad aprire il telefono. E non ho voluto aprirlo prima perché volevo godermi l'unboxing insieme a voi. Abbiamo qui questo Brondi Amico smartphone XL che ho comprato per fare uno scherzo a mia madre regalandoglielo il giorno di Natale. E appunto questo è uno smartphone per anziani, vedete che ha tutte quante le icone grandi. Però al 4G, il connettore USB reversibile, la USB-C, il controllo remoto, quindi se mai non riuscissi a fare qualcosa posso chiamare la Brondi che mi aiuterebbe. Se io chiamassi la Brondi, perché non riesco a guardare dei... Ci viene anche inclusa la cover nella scatola, questo appunto è uno smartphone Android. Android 11 pure. Non dovrebbe fare troppo schifo, meno male. 2 giga di RAM. Doppia fotocamera da 8 megapixel e 5 megapixel. Insomma, un telefono unico, modernissimo. Quindi andiamo ad aprirlo. Abbiamo un bigliettino rosa. Gentile cliente, la Brondi SPA si congratula per il tuo acquisto. Bravo, hai fatto una cazzo. Oh mio Dio. Tra poco lo vediamo. Vediamo invece che altro ci sta nella scatola. Ma abbiamo un packaging più ricco di quello di un iPhone. Oddio, abbiamo le cuffiette della Brondi. Cavo di ricarica. E persino l'alimentatore. No, vabbè. Batteria. Questo qua è lo smartphone della Brondi. Bellissimo che dove dovrebbe esserci il lettore di impronte digitali è messo il pulsante SOS. Mamma mia, i bordoni di sto coso. Oddio, ma la porta di ricarica è sopra. Vado adesso ad aprirlo. Abbiamo la SIM. Così. Batteria. 2, 1. Mamma mia, lo schermo. Muoio. Brondi, chi parla? Mamma mia, che animazioni. Ma soprattutto che schermo, raga, che risoluzione ha sto coso? 480p, santo Dio. Madonna, raga, voi non potete capire, ci sto mettendo mezz'ora solo per configurarlo. Mamma mia, i suoni, sentite? Ok, signore e signori. Mamma mia. Cosa sto vedendo? Porca miseria, le icone. Questo è il Brondi Amico Smart. E le mie 24 ore iniziano adesso. Signore e signori, buongiorno a tutti quanti voi. Buongiorno, cioè, niente in realtà, perché oggi non sarà un buongiorno. C'è stato questo cambio tattico di location, perché da come potete vedere adesso sono in camera d'albergo, perché sono in France. In France, in vacanza con i miei genitori. Quindi ho deciso di spostare il giorno in cui avrei registrato il video del Brondi a oggi, giusto per farmi un po' più del male, visto che non sono a casa. Ma in realtà oggi è l'ultimo giorno di vacanza, perché oggi appunto dobbiamo tornare. Quindi avrò un bel po' di ore di macchina da fare e da passare con il mio bellissimo Brondi di culo, che io, signore e signori, me lo sono portato fino in Francia. Oggi dovrò andare a passare la giornata intera con questo Brondi Amico smartphone. E ci sarà da divertirsi, sì. Ma prima cosa da fare? Andare a lavarsi. Sì. E poi, signori, il Brondi ha anche già la SIM dentro, l'ho anche già connesso a internet. Visto che mi devo vestire, perché non mettere un po' di musica? Se ce la fa, mettere un po' di musica. YouTube. Aggiornamento di YouTube. Buongiorno, sì, deve aggiornare tutto. Oh, ma raga, ma sembra anche funzionare decentemente. Cos'è sta stregoneria? Madonna, l'audio. L'audio per anziani, bello alto. Così sono sicuro di sentirlo. Oh, ma non si sente male comunque. Bene, mi cambio. Mi sono vestito. I capelli li sistemerò poi più tardi. E già che siamo qua in hotel, visto che all'estero i giga costano un occhio e mezzo, vado a scaricare le applicazioni che mi servono adesso. Quindi Play Store. Oh, è bello reattivo comunque. Instagram. Installiamo Instagram. TikTok. Giustamente installano Facebook, ma TikTok non lo mettono già sopra. E poi YouTube Music. Ah, YouTube Music è già installato. 10 giga liberi. No, scusate, quanta memoria ha sto coso. 16 giga di spazio. Qui ci installi due applicazioni e hai finito lo spazio. Vabbè, non è che un anziano si mette a installare chissà cosa. No, poi questa qua è l'home screen che alla fine è Android. Sono tipo customizzato con le icone giganti. Il fatto è che le applicazioni nuove che hai installato non appaiono da nessuna parte. Cioè, se io scorro non c'è niente. C'è questa applicazione però chiamata centro applicazioni, da cui io posso andare ad aggiungere le altre app. Se aggiungere l'applicazione al desktop. Ma le traduzioni le ha fatte una scimmia. E cliccando più aggiunge le applicazioni alla schermata home. Ok, adesso abbiamo anche Instagram. Abbiamo WhatsApp. Perfetto, adesso che abbiamo anche WhatsApp possiamo andare a fare colazione. Ragazzi, ho fatto una scoperta. Ho aperto Bitwarden per configurare le password. Non posso cliccare il pulsante perché è nascosto dai tasti. L'interfaccia è tipo vecchissima. Ok, signori, colazione finita. Oh, incredibilmente funzionano sia i giga sia Bitwarden. Le mail. Sembra andare tutto. L'unica cosa è che quando mi scrivono su WhatsApp mi arriva una notifica. Parte un suono che porca vacca ha la stessa potenza di un petardo di Capodanno a Napoli. Però un telefono comunque funziona. Adesso che sono in camera io voglio andare su Instagram. Anche perché quest'oggi mi sono prefissato degli obiettivi, ovvero delle cose da fare con
il Brondi. Ovvero, gli obiettivi sono, vabbè, intanto scrivere su WhatsApp, ma quello è scontato. Scrivere su Telegram, fare una storia su Instagram, scattare qualche foto e video di qualche bellissimo panorama. Questo mi spaventa molto. Ascoltare la musica. E infine, ultima cosa, andare a giocare. Signori e signori, funziona. Vi spiego, Ma Instagram sembrerebbe anche andare alla fine. Instagram è un posto molto brutto. Però bene o male sembrerebbe anche funzionare. Provo a mandare un messaggio vocale su WhatsApp. Manda foto tipo adesso, voglio vedere che cuffie sono. Beh, visto che per anziani è bello alto. Madonna. Ma cavolo, è YouTube Music? Me l'ha messo. Ma non c'è qui YouTube Music. Visto che non c'è una barra di ricerca per cercare le app, devo sempre tipo andare qua, andare a caso, scorrere. Oddio. No ragazzi, poi scorrete verso sinistra. Qui avete un menu da cui voi potete tipo chiamare figlio, figlia, famiglia. Il 112 può servire. Importa contatti, sì. Io premo mamma. Chiamata. Funziona? Sì. No, non compro un cazzo, c'ho la fibra io, arrivederci. Cos'è? Signori, si torna a casa. Guarda che bello il Brondi, mamma. Vuoi vedere il tuo telefono? Sì, ho fatto qualcosa. Io col Brondi. No, la rotta, cosa sta succedendo? È un'opera d'arte, ragazzi, è bellissimo. Allora, già che c'è un po' di viaggio in macchina, adesso mi metto a studiare. 2 seconds later. Ok, quindi finito di studiare. Ora voglio sentire un po' di musica. Proviamo le cuffiette del Brondi. Ma che meraviglia di cuffiette. Sembrano le cuffiette quelle che ti danno in aeroporto. Queste sono le cuffiette per anziani. Cioè, mi esplode l'orecchio, fanno tipo amplifon. Proviamo. Ma poi cosa bellissima è che il Brondi c'ha il jack delle cuffie. E il mio Pixel 7 non c'ha. Ho paura. Proviamo a mettere un po' di musica. Dentro c'hanno qualcosa che si muove. Il costo di ste cuffiette è circa 2 euro. Madonna. Sembrano veramente le cuffiette quelle degli aerei. Quelle che vi danno sui pullman per andare a fare i giri turistici nelle città. Non hanno un basso, letteralmente, sono tutti alti. Si sente la voce dei cantanti, ma non si sente la base. È un super potere. Per fortuna le altre cuffie. Ora ci siamo. Beh, comunque il Brondi, bene o male, tutto quello che serve lo fa, la musica la mette. Cosa sta succedendo esattamente? Starei rispondendo a una notifica, ma tipo c'è il coso qui. Praticamente c'è il player musicale che non si chiude. Oltre a questo spettacolo di interfaccia, non vedo cosa sto scrivendo. Si sta intasando il giga di RAM. Non ce la fa a tenere tutta sta roba aperta. Ma se io tipo adesso volessi andarmi a vedere un video su YouTube. Ma comunque Android Go si vede che è un tostapane. Però gira bene. Se volessi guardarmi questo video qui di Linus. Ok, fin qua funziona. Ma che qualità sono? 240p. Ma se metto 1080 esplode. Oh, ma ce la fa. Oddio, ma io c'ho YouTube Premium. Funziona il picture in picture. Se io torno alla home, il video sta ancora andando. E infatti è ancora qui. Non è venuta fuori niente. Non c'è il picture in picture. Cioè non esiste proprio. Se io chiudo non mi spunta da nessuna parte. L'hanno disattivato perché sapevano che se l'avessi mai usato. Ma poi guardate che animazioni fluide. Altro che Apple qua. Signore, abbiamo appena finito di mangiare e adesso siamo in questo cavolo di posto qua. Cioè, oh mio Dio. E con un panorama così, quale cosa migliore da fare? Se non fare una bella foto. Non ho ancora aperto la fotocamera di sto coso. Non vorrei farlo. Signore e signori, fotocamera. Potrei vomitare tutto quello che ho mangiato prima. Attenzione, si sta aprendo. Allora, ok. Cos'è sta cosa? Oh mio Dio. È tutto sfocato, fa uno schifo clamoroso. Ha messo a fuoco. Andiamo a scattare una foto. Oh, questa bella foto qua. Ci mette 8 anni a switchare modalità. Proviamo una foto contro luce. Cos'è questa cosa? Vabbè dai, per un vecchio che non ci vede questa potrebbe anche essere una foto apprezzabile. Sì, adesso vado a switchare fotocamera. Ma pensavo facesse più schifo. Già che la fotocamera funzioni la reputo una grande vittoria. Oddio, mai video. No ragazzi, ho appena notato, guardate come trema tutta l'immagine. Ma se adesso volessi fare un bellissimo, no, la fotocamera esterna è più brutta di quella interna. Questo è un video fatto col Brondi, sarà probabilmente questo in 480p con 2 fps, ma va bene. Non mi esprimerò sulla qualità video. Ripeto, per un anziano che non ci vede i video sono apprezzabili. Proviamo con la fotocamera interna. Questo è un video fatto con la fotocamera interna del Brondi. Vediamo un po', la stabilizzazione non esiste. Ho paura. Questa qua sembra non buona. Passeggiatina post pranzo. E già che uno degli obiettivi di oggi era fare una storia su Instagram. Dobbiamo farla. Dov'è Instagram qui in mezzo a sto bordello di qua? Ci sta mettendo 8 anni. Almeno la fotocamera su Instagram funziona. Oh dai, non fa neanche troppo schifo. Ma che meraviglia. Proviamo a fare una storia. Nuovo gioco. Vediamo se indovinate da che cosa. Non zoom. Non zoom. Oddio. Dov'è io? Vediamo se indovinate da che cosa è fatta questa storia. Oh santo, cioè non zoomba.
Instagram non zoomma, sta laggando tutto. Aiuto, vediamo chi indovina di voi da che cosa è fatta questa storia, da che telefono è fatta questa storia. Dico solo che è un'opera Instagram, guardate che è pesantissimo. Ah, tra l'altro, se ancora non mi seguite su Instagram, fatelo, vi lascio il link sotto in descrizione per partecipare anche voi a queste robe. Ok, signori, siamo di nuovo in macchina e soprattutto la giornata sta andando avanti. Ormai sono le 7:10, cioè ormai tra le 7 e le 8 devo pubblicare gli show. Vediamo se il Brondi ce la fa anche a fare questo. Allora, step 1, recuperare l'SSD con tutti i video. Ok. Ora io devo collegare questo a questo. Se io vado a collegare l'SSD, lui me lo prende? Assolutamente no. Se io vado su files? Assolutamente nulla. Quindi TikTok dal Brondi non si possono pubblicare. Ma è per questo che lo faremo da computer. Ma devo farmi da hotspot col telefono perché non ho internet. Sì, c'è l'hotspot. Quindi in teoria se io vado sul computer, amico smartphone l'ha preso. Bene, adesso pubblico gli shorts e me ne tornerò a sentire la musica. Questa sta diventando la giornata più lunga di sempre. Signori, siamo finalmente arrivati a casa e questo Brondi tutto ciò l'ho dovuto ricaricare un po' col power bank perché stava morendo del tutto. E adesso devo andare a mangiare. Beh, comunque vi devo dire che pensavo andasse molto molto peggio. Quindi signori, finito di mangiare e adesso momento copertina di un video che voi avete già visto probabilmente. Oh, comunque da un po' che sto scrivendo sul Brondi, mandando messaggi vocali, rispondendo. Ma guardate che si può usare, eh? Pensavo sarebbe andata molto peggio oggi, invece sono le 10:30 e sono sopravvissuto. L'unica cosa che non ho ancora fatto è provare a giocarci e direi che ci possiamo sparare. Qualche bella partita su Clash Royale, giusto per vedere se lo regge. Cioè magari un anziano vorrebbe giocare a Clash Royale e allora un Brondi dovrebbe poterlo fare. Guardate quanto è bella grossa l'icona di Clash Royale. E poi non ho capito se questa roba qua è un launcher o se solo Android con le icone messe enorme. 3, 2, 1. Esplode. Allora, vediamo un po'. Oh, raga, ma va anche fluido. No, raga, ma clamoroso. Si può giocare a Clash Royale. Easy win col mini pack. Boom, ragazzi, io direi che con Clash Royale quest'oggi abbiamo concluso. Oh, io non so che dire. Cioè, da un lato, grazie signore che questa giornata è finita. Dall'altro, invece, vi devo dire che mi aspettavo molto peggio. Cioè, è uno smartphone per anziani perché ha le icone grandi, ha la suoneria forte. Ma non hanno messo il fattore anziano come un qualcosa che fa schifo. Quindi si possono passare 24 ore con uno smartphone per anziani? Assolutamente sì. E abbiamo anche provato uno smartphone per anziani. Ma uno smartphone per bambini? Ma per adesso, signori, buona Mimir.